Allora, adesso invece io vado a presentare il nostro prossimo ospite, che è veramente un ragazzo giovane alla ricerca di avventura. Il viaggio può essere tantissime cose, lui vuole andare sempre oltre e lo accogliamo così. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and bombs and explode into space. Dalla savana alla foresta amazzonica, dal Myanmar alla Mongolia, è con noi Marco Cuomo. Ciao Marco. Prego, grazie. Incrociamoci qui, raggiungi il nostro salotto. Marco, come avete potuto vedere in questa presentazione, ha viaggiato tantissimo, sempre con viaggi un po' estremi, non proprio rilassanti, zaino in spalla e via andare, camminare, scalare, scoprire, conoscere nuovi posti e nuove persone. Ma in questa molteplicità di viaggi noi abbiamo scelto la Patagonia, questo viaggio che hai fatto poco tempo fa, sei arrivato a novembre, quindi recentissimo, qualche mese fa, sei arrivato a Buenos Aires, da Buenos Aires sei partito per Ushuaia, quindi Terra del Fuoco, e poi da lì sei risalito in questo territorio spettacolare, bellissimo, che si trova fra il Cile e l'Argentina. Non sei partito da solo, sei partito con chi? Con degli amici con i quali l'anno prima avevamo già fatto l'Everest campo base, quindi eravamo già un gruppo collaudato, se vogliamo, anche perché in questi viaggi dove si parte con lo zaino, tenda, con il sacco a pelo, bisogna essere un gruppo unito, nel quale, ecco, se dovesse capitare una problematica a una persona piuttosto che all'altra, bisogna fidarsi del compagno, bisogna andare d'accordo, insomma, e no? Monitorarsi l'uno con l'altro anche nelle condizioni fisiche, perché comunque, ecco, cioè, come dicevo, sia nella Patagonia che sull'Himalaya. Ma qui eravate fisico, una comitiva. In questa foto siete una comitiva. Sì, perché poi comunque in viaggio si sono aggregate altre persone. Sì. Quindi il viaggio è anche un incontro, aggregazione, una conoscenza. Certo. Quanti eravate partiti? Hai detto in quattro? Siete sì. Quanti siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insomma, siete. Sì. Mentre ci si cresce. Mentre Leonardo li ha persi per strada, gli amici, perché è partito in quattro, è arrivato da solo, tu invece sei partito in quattro. Beh, una cosa positiva. In varie fasi poi. Ovviamente. Beh, certo. Viaggio, allora, certo. Hai già detto che avete fatto questa arrampicata, questo trekking? Sì, il viaggio, noi siamo partiti dall'estremo sud, dalla città politicamente più a sud del mondo. Ushuaia praticamente. Da lì sono stato per 2 giorni facendo anche un'escursione sul canale di Beagle, tra l'altro era col mare, diciamo, tempestoso, quindi comunque è stata anche là molto molto avventurosa, perché il, diciamo, capitano dopo poche ore è dovuto tornare indietro, poiché il mare si era non permetteva praticamente, diciamo, la navigazione. Dopodiché poi dopo due giorni con un autobus pubblico sono passato per lo stretto di Magellano. Ecco, là quella foto è sulla Baia La Pataia, sì, a Ushuaia. E da lì praticamente, passando lo stretto là di Magellano, sono stato a Puerto Natales, quindi praticamente dall'Argentina sono entrato in Cile per fare base al primo trekking, ossia il trekking al Parco Torres del Paine. Aspetta un attimo, allora Andrea e Solen,
A Ushuaia si troverà una casa da scambiare o no? Non lo so, mi pare difficile. A Buenos Aires probabilmente sì. A Buenos Aires sì, a Ushuaia è un po' difficile, però po' mai difficile. Dire mai. Uno come fa a sapere se c'è? Va sui siti e cerca? Va sul sito, cerca, c'è la ricerca anche geografica o di nome, e spesso sai che c'è, la cosa comoda è che tu vai sulla cartina e ti scegli il pezzo di cartina nel quale vuoi le case. Puoi anche cercarla dicendo: io voglio cercare quelli che vogliono venire in Italia, così mi avvantaggio di un pezzo, non devo neanche sapere se sono interessati o meno. Beh, certo. E quindi ti fa automaticamente una scrematura. Scusatemi questa parentesi, no, così, però stiamo parlando della città più a sud del mondo, quindi sì, mi sto già appassionando. Abbiamo fatto una serie di step, Marco, no? Perché ovviamente dobbiamo selezionare delle tappe. Che hai fatto? Tu hai già menzionato il parco di Torres del Paine, che sarebbe questo gruppo di montagne, giusto? Esattamente. Le più famose sono praticamente le Torri del Paine, che è una delle bellezze naturali, a mio modo, cioè, diciamo, tra le più belle che abbia mai visto. Tra l'altro raggiunte alla fine del trekking, perché il trekking si può fare sia partendo dalle Torri del Paine ed arrivando poi al Glaciar Grey, dove termina praticamente questa famosa W che si fa alle Torri del Paine. Ma bisogna essere degli scalatori, scalatori degli atleti. Bisogna essere comunque sicuramente in ottima forma, perché il trekking viene fatto in completa autonomia, quindi non sono dei camping come quelli nostri dove ci si può trovare. Sì, tutto. Non c'è niente, devi sono proprio arrangiarti. Spiazzi questo all'interno lago, che lago è? Questo è il lago Paine praticamente, cioè che è un piccolo lago, tra l'altro ghiacciatissimo, perché poi là le temperature è vero che sono basse, ma la particolarità della Patagonia è che il è sempre ventosa. Sono delle raffiche che possono andare anche a 100 km e oltre, quindi sono però molto, sono molto luoghi forti. Bellissimi, fra l'altro sono, hai trovato delle giornate stupende. Abbiamo che periodo avuto, siete, diciamo, andati? Hai detto novembre che è la loro, quindi primavera. La loro primavera. La particolarità proprio esatto, che al Paine siamo stati fortunati, quindi abbiamo avuto 5 giorni di tempo buono, se vogliamo, senza nevicate o senza pioggia, quindi il trekking è stato da questo punto abbastanza semplice, perché ovviamente. E poi quando il è che tempo, avete avuto brutto tempo? Nel secondo trekking. Va bene, noi allora abbiamo visto questo territorio, avete vissuto in maniera selvaggia, tranquilla, il piacere di bere dai torrenti, l'acqua proprio fresca, quella pulita. È una cosa molto, cioè, che ci tengo a dire, perché oggigiorno sembra quasi anormale bere l'acqua dal fiume, cosa che fino a qualche decennio fa non lo era. E quindi anche fare un tipo di turismo appunto responsabile, perché sia il parco Torres del Paine che l'altro che si trova in Argentina, il parco dei ghiacciai dove c'è il Perito Moreno, sono dei parchi che fanno e vogliono avere un turismo responsabile, che significa ovviamente che si deve avere rispetto per, diciamo, la natura. Quindi un turismo ecosostenibile. Esattamente. Allora arriviamo in Argentina, appunto nel parco dei ghiacciai, dove c'è il Perito Moreno, questo ghiacciaio, Moreno, che è un ghiacciaio bellissimo, meraviglioso, che stiamo vedendo in queste immagini, un ghiacciaio in continuo movimento, gigantesco, si estende per oltre 250 km quadrati. Era la prima volta che arrivavi lì? Sì, io non ero mai stato in appunto Patagonia. Erano anni che ci volevo andare, quindi quest'anno è stato l'anno, diciamo, propizio, e sicuramente tornerò, perché voglio visitare altre parti ancora, perché poi è un territorio molto molto vasto. Sì, sicuramente, merita però. Assolutamente sì, tra l'altro essere davanti a questi ghiacciai che sono immensi, perché sul lago argentino, sì, questo lago anche molto grande, che si il chiama Perito Moreno, ha una profondità di circa 30 km, quindi fa pensare quanto è lungo, ed è alto sulla parte appunto la frontale circa 40-50 metri. Queste sono le immagini che ci hai dato tu, sì, molto belle, si vedono anche questi seracchi che sì, cascano. Che una, sì, perché poi c'è questo continuo cascare di questi blocchi di ghiaccio, quindi è veramente molto molto bello. Eccolo qua. Perché è in continuo movimento. Moreno, poi sì, dal Perito Moreno raggiungiamo un luogo del cuore per me, la penisola Valdés,
è un luogo del cuore dove si possono vedere. Sei andata, Valine, non, no, tu che ami sempre il mare, devo sei andare. Stata in Penisola Valdés? Devo andare. Io ho avuto la fortuna tanti anni fa di nuotare con le balene franche, quindi tu che ami tanto il mare lo e che sei fare. Anche un'esperta subacquea, però in apnea avevo nuotato, senza bombole niente, sennò le balene si allontanano. Poi oggi mi risulta che non sia più possibile, però insomma me lo porto nel cuore questo ricordo. Immagino. E le balene si avvicinano tantissimo, perché alla si avvicinano barca. Proprio alla barca, no? Le puoi anche toccare con una mano a volte. E infatti lì è stato un altro momento bellissimo, avere praticamente questi mammiferi appunto marini vicinissimi. Tra l'altro c'era questa balena con il suo figlio, quindi praticamente è stato veramente molto molto bello averli, diciamo, vicino. E sai, uno spesso poi li vede in televisione, quindi vederli con i tuoi occhi, perché è proprio questa la differenza. Qual è una cittadina lì? Le cittadine vicino dove si va, allora, con le balene? Ferma a Puerto Madryn. Puerto Madryn. Puerto Madryn. Vediamo se c'è uno scambio a casa. Lo sapevo. La penso di sì. Però Puerto Madryn è una cosa talmente piccola, proprio è un paesino piccolissimo, sì, però sì, bisogna sì. vedere. Anche se negli ultimi anni è diventato grande. Sì, infatti ora praticamente... Vabbè, grande, però mica è New York. Sì, penso di sì. Mo, a parte gli scherzi, mi dispiace non aver portato il telefonino che lo se no guardavi subito Puerto Madryn. Sì. Magari, Giuseppe, qual è il sito? www.scambiocasa.com. E metti Puerto Madryn, vediamo se c'è una casa. Avete investito di questa responsabilità, però mi pare no, si debba essere iscritti per una poter curiosità. Fare. Ma penso che si possa vedere. Se si può vedere senza sesca. Ma un'altra pubblicità lo facciamo. Senti, la tua prossima meta mi risulta la Nuova Guinea. Perché vai alla ricerca di una tribù dei Korowai. Esattamente. È un altro sogno che voglio, diciamo, appunto realizzare, in quanto la Nuova Guinea, che è politicamente divisa dalla Nuova Guinea, che è uno stato, la Papua Nuova Guinea, e poi c'è la provincia di Papua, che è la regione indonesiana. In questa parte vivono questa tribù, questo popolo indigeno, che conta oggi 3.000 anime, quindi è molto molto piccolo, però loro sono custodi di conoscenze ancestrali. E infatti io ritengo che, come i, diciamo, appunto Korowai o gli Yanomami dell'Amazzonia, per citare, ecco, sì, un altro nome, sono patrimonio dell'umanità e quindi sono popoli che vanno salvaguardati. E i Korowai hanno la particolarità di vivere sugli alberi. Loro, diciamo, appunto, costruiscono case sugli alberi dai 30 metri arrivare anche ai 40-45 metri. Sì. Tra l'altro loro fanno questo perché... Ma sai tutto, quindi cosa li vai a incontrare se sei già li tutto? Li vado a incontrare perché ci sono dei clan, perché loro poi sono divisi in clan, che vivono, cioè sono ancora integri. Allora, hanno la conoscenza dell'uomo bianco, però vivono praticamente ai confini con lo stato di Papua. Ma quando è che andrai? Per ottobre del 2016. Allora torni a raccontarcelo il prossimo anno. Sì, sì, e poi se puoi fare un reportage pure per noi, per today. Esatto, ci organizziamo. La cosa bella del mondo insieme è che ci scambiamo tutte le informazioni, no? Fra l'altro il nostro Aldo Morrone ci diceva che è stato scoperto un sito archeologico importantissimo. Yeah. Dove, Aldo? A circa 50 chilometri da Aksum. Ecco, quindi stiamo parlando avanti Cristo. Stiamo parlando dell'Etiopia. Quindi tornerà pure Aldo a parlarci di questo. Per adesso andiamo in un paese di cui vi faccio assaggiare un attimo alcune immagini e poi partiamo. Guardate. Prossima partenza, Costa Rica. Pubblicità, rimanete con noi.